Ciao ragazze, nuovo video haul. Questa volta è una haul un po' speciale in quanto vi ho mostrato qualche giorno fa una foto su Instagram con un regalo che ho ricevuto appunto dal mio fidanzato per San Valentino e qualcuna di voi appunto mi ha chiesto di mostrare cosa c'era in questa bellissima busta di Pandora e voilà. Praticamente per San Valentino ho ricevuto il mio primissimo Pandora, che è contenuto in questa scatolina bianca. Aspettate che ve lo faccio vedere, con scritto Pandora in rilievo, ed ecco il contenuto. E voilà! Allora, praticamente ho deciso appunto di compormi il mio primo bracciale con tantissimi nuovi charm. Come base ho deciso di prendere questo filo in argento con chiusura classica, così, opera, non lo vedete, con scritto Pandora. E appunto voglio mettere in questo bracciale, piano piano nel corso del tempo di questo anno, tantissimi charms, anzi, riguardanti tutta la mia vita e tutti gli avvenimenti del 2014, ma anche qualcuno del passato, ossia dei viaggi, delle cose positive e negative che mi sono successe, di persone che se ne sono andate e persone invece che ho conosciuto e con cui appunto condivido la mia quotidianità. Per chi non sapesse cos'è Pandora, ma credo che ormai lo sapete meglio di me, come dico sempre, è praticamente una marca di gioielli, permette appunto di comporsi il proprio bracciale, anzi dà due possibilità: o acquistare un bracciale intero, quindi questo qui già composto con tantissimi charms colorati o comunque come lo volete voi, oppure di acquistare i pezzi piano piano nel tempo, nel senso, inizialmente prendete il bracciale singolo come ho fatto io, che può essere in caucciù, in argento, in oro, eccetera, e poi mettete con il tempo o magari anche tutti insieme vari charms che potete vedere o nell'app Pandora o su internet o nel catalogo cartaceo che ricevete nei vari punti vendita in cui appunto sono distribuiti. Ma questo video non sarà solo su Pandora, in quanto mi sono fatta travolgere dalle ultime uscite di cosmetici con buoninci e dagli ultimi saldi. Infatti sono passata per l'ennesima volta da Piazza Italia. E questa volta ho trovato tantissime cose in promozione che mi sono piaciute. Per prima cosa ho trovato queste scarpe. Forse così non rendono moltissimo, ma sono comunque dei tronchetti che vedete ho pagato 15 euro e praticamente sono tacco fino, quindi non molto piazzato, nere, in similpelle, non è pelle vera naturalmente, con tre laccetti con le borchiette, 1, 2, 3, e la chiusura zip con cui appunto si apre, anzi si chiude se Dio vuole. E si apre, sono bellissime, ancora non le ho usate perché le ho prese da pochissimo, sono anche comode, non me l'aspettavo anzi che fossero così portabili. E poi magari vi farò vedere nel blog in un post foto migliori e anche indossate. Il prezzo, vi ripeto, 15 euro in promozione, anche se l'ultima volta che sono andata le ho viste a 10 euro, ma purtroppo non c'era il mio numero. E ecco l'altra, opera. Tutte rifinite in oro, finto, e mi sono piaciute. Poi, al modico prezzo di 7 euro, ho preso anche questa magliettina che vi faccio vedere, molto particolare, che ultimamente mi stanno piacendo molto queste magliette fatte così, in quanto sono, anzi, è una maglietta in finta pelle, maniche lunghe, forse più da sera, ma sportiva allo stesso tempo, in cui davanti c'è questa scritta T-Ball Love, tutta fatta con i brillantini la O, e le maniche completamente trasparenti. Non è una maglia corta, sembra quasi un top crop quelli estivi, e di solito io sotto metto una maglia nera un po' più lunga, di modo che copro anche i fianchi, eccetera, ma si può portare benissimo anche così. Oppela, anche questa mi è piaciuta, prezzo buono e l'ho subito presa. Poi passiamo agli acquisti con buoninci. Sono passata
da, come avete visto nei vari social network, anzi, da Lidl. E anche grazie sempre al mio fidanzato che mi accompagna, mi porta di qua e di là. E ho preso queste cosette, ossia, chi mi segue già lo sa, Top Coat con Buoninci, e l'ho provato anche una volta e mi è piaciuto tantissimo in quanto lucida bene lo smalto, lo sigilla, lo fa durare molto più tempo. Vi faccio vedere, contiene 10 ml di prodotto, è appunto trasparente, Top Coat, e non contiene né formaldeide né toluene, ed ha un prezzo di 1,69 euro, appunto come tutto il resto delle cosette che vedrete tra poco. Quindi poi vi faccio una recensione un po' più approfondita in cui vi parlerò di tutto, ma comunque finora mi è piaciuto come prima impressione. Poi, spinta sempre dal mio fidanzato, che a cui piaceva il colore, ho fatto la cavolata di prendere questo lip gloss, sempre Shein, della nuova collezione, quella uscita per San Valentino e per la primavera. Perché ho fatto la cavolata? Perché purtroppo sono tornata a casa e non ho un Buoninci, infatti è pieno di siliconi, parabeni eccetera, e sinceramente l'ho provato già due volte e sulle labbra non mi piace perché tende a seccarle. Il numero è il numero 8, si chiama Summertime ed è un rosa trasparentino, così che praticamente sulle labbra dà quasi un effetto nude, quindi non è niente di che. Lo userò perché comunque ormai l'ho acquistato e non mi piace comunque buttare una cosa che ho preso, che ho pagato eccetera, quindi comunque lo userò ma pochissimo, proprio quelle rare volte che uso prodotti non proprio buoni di Inci. Poi il pezzo forte di questo shopping da Lidl sono sicuramente loro, i tre famosi rossetti di cui vi ho fatto anche lo swatch su Instagram e nei vari social, e poi magari vi lascio anche la foto alla fine del video così potete vederli. Ne ho presi, ce n'erano tantissimi, forse ce n'erano 10 o 9, e io ne ho presi 3 perché sono i colori che mi hanno colpito un po' di più. Il primo è questo, il numero 31 Bordeaux, e praticamente vi faccio lo swatch, poi ve lo faccio vedere magari meglio nel famoso post sul blog. È un rosso molto scuro a cui non sono abituata, ma che comunque mi piace moltissimo, soprattutto se metto come contorno labbra una matita rossa. Poi magari lo provo comunque meglio perché non mi va di darvi una recensione, di farvi anzi una recensione campata in aria o così poco approfondita. Comunque come prima impressione mi è piaciuto tantissimo, Bordeaux 31. Poi, secondo rossetto, ho preso il numero 36, Matte Rose, ed è molto molto bello, mi piace tantissimo, in quanto è un rosa fantastico, anche questo dura molto, e ha soprattutto questi rossetti che vi farò vedere, che vi ho fatto vedere, hanno un Inci perfetto. Al primo posto c'è infatti l'olio di ricino, e si vede perché non secca assolutamente le labbra. Ok, quindi dicevamo, 36 Matte Rose, un rosa mattone, anche questo, mi ripeto, mi è piaciuto molto e lo uso molto soprattutto quando faccio dei trucchi molto strong sugli occhi, e sulle labbra appunto metto questo colore più nude. Poi c'è questo, che invece è un rosa un po' più scuro, e si chiama Natural Kiss numero 27. Questo anche mi piace molto, poi magari ve lo farò vedere indossato in un prossimo video, e è ok. Poi, sono passata a fare spesa a AMD e ho trovato una super novità di botanica, ossia questo togli smalto appunto effetto immediato con una spugnetta. È praticamente un togli smalto simile a quello di Essence, per capirci, in cui si immerge il dito dentro, opera, si gira e lo smalto dovrebbe togliersi. Allora, l'ho provato già due volte e lo smalto si toglie, diciamo di sì, diciamo. Poi comunque anche di questo vi faccio una recensione, prezzo 1,99 euro, mi piace molto, è pratico, e poi ve ne parlo bene perché appunto non ho ancora un'idea chiara su questo. Poi, per San Valentino, ossia ieri, anzi auguri a tutti ragazze, a noi innamorate della vita, come vi ho scritto, per San Valentino ho lavorato da limoni,
come hostess appunto per varie fragranze. E per mia sorpresa, appena sono entrata nel reparto cosmetica, ho trovato loro! Sì, finalmente li cercavo da acqua e sapone, sono andata alla Coop, non li ho proprio trovati da nessuna parte, anzi li ho trovati a Panorama proprio tipo la settimana successiva che li ho acquistati. E infatti vi parlo della linea botanica, sì, vabbè. E infatti vi parlo della linea dei provenzali bio, quella nuova che vi ho fatto vedere anche l'anteprima nei vari social mettendo una foto. È una linea non testata su animali, senza parabeni, petrolati, PEG, quindi completamente con buoninci, anzi biologica. E nell'espositore appunto che ho trovato da limoni ho preso la crema idratante 24 ore alla rosa moschita, ossia questa qui, che mi sta piacendo molto anche se è molto molto leggera. Poi ho trovato il contorno occhi idratante, anche questo Inci perfetto, molto molto idratante e molto molto buono. E poi il latte detergente, sempre della linea rosa moschita, anche con questo mi sto trovando bene, ma poi vedrete una recensione più completa quando l'avrò utilizzato per 1 o 2 settimane. Mi dispiace che vi faccio vedere questi prodotti ma non ne parlo approfonditamente perché non mi va magari di dare un mio giudizio e di non averli provato benissimo, non averli provato sulla mia pelle 2-3 volte a settimana. Insomma, non me la sento, magari vi dico una cosa e poi non la penso, vi dico una cosa e poi riscontro che non è così, non mi va, preferisco essere chiara e aspettare un po' più di tempo, ma almeno una recensione veritiera. E oltre a questi 3 prodotti che vi ho appena fatto vedere, opera, nell'espositore c'era anche la linea, quella non idratante ma la linea nutriente, che però è, forse non è adatta molto a noi ragazze ma più a chi ha le prime rughe, a persone un po' più avanti con l'età si troverà. Comunque poi di tutte queste cose che vi ho detto appunto ve ne parlerò in altri video. Poi, ultimo acquisto, perché sono diventata praticamente lo zimbello di tutti, ho acquistato per 5 euro questo, ossia il bastone per i selfie. Cioè, mi sento ridicola a farvelo vedere, però comunque c'è... Oddio, però comunque è uno dei miei ultimi acquisti, anzi l'ultimissimo, l'ho proprio fatto ieri. Praticamente questo bastone serve per fare dei selfie perfetti, si dice, in cui si prende appunto bene tutta l'angolazione. Questo, allora, il bastone, la confezione era composta da 2 pezzi, il bastone, che è questo che praticamente diventa lunghissimo, e questo aggeggetto in cui praticamente si può mettere il telefono o la fotocamera, si alza fino a questa estensione e appunto si aggiunge al bastone in questo modo e si fissa con questa vitina che, girando la rotella, va su e non si muove. Oppela, tac 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 tac. Ok, quando è montato l'aggeggetto per tenere la fotocamera o il telefono si può girare in questo modo, opera, opera, e anche giù, e a questo punto possiamo farci selfie perfetti. Non so che cosa si vedrà, però possiamo farci selfie perfetti. Bene ragazze, con questo è tutto. Dopo questo bastone, dopo avervi fatto vedere questo bastone, mi sento abbastanza ridicola. Ci vediamo al prossimo video, un bacio grande, ciao.